Torniamo a parlare di Palio Marinaro, lo facciamo con due ospiti qui in studio, li andiamo subito a presentare. Claudia Luciani dell'Andos Civitavecchia Santa Marinella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E Sandro Calderai, presidente dell'Associazione Mare Nostrum 2000, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sandro, si torna a parlare di Palio Marinaro. Eh sì, ci siamo, ci stiamo avvicinando alla festa della Santa Padrona, Santa Fermina, e noi come consuetudine riproponiamo il palio marinaro dedicato alla nostra padrona. Il palio, ormai tutti sanno i riferimenti storici, no? che chiaramente sono legati alle tradizioni, ma alla storia, alla cultura e anche un po' alle leggende della nostra città. E loro riproporremo ad aprile, precisamente il 16-17 aprile, con due giornate, dove la prima giornata sarà dedicata alla diciamo, inaugurazione, quindi presentazione delle ormai consolidate mostre di pittura e fotografica, nonché l'estemporanea di pittura. E anche altro. E poi dallo scorso anno la giornata del sabato l'abbiamo dedicata a questa nuova disciplina sportiva che è il Dragon Boat. Diciamo un po' per rifare la storia di questo Dragon Boat, è una disciplina sportiva che nasce in Oriente ed è nata appunto per il recupero psicofisico delle donne operate di tumore al seno. Poi però si sviluppa, si evolve e anche a Civitavecchia sta veramente avendo un riscontro molto, molto positivo. Diciamo che gli amici della Darsena Romana hanno sempre tante ospiti, soprattutto al femminile, sì. Soprattutto il fine settimana. Sì, questo è vero, perché loro ci ospitano e questo progetto che è partito lo scorso anno, piano piano è stato un crescendo di persone che si sono avvicinate, varie associazioni, quindi non sono tutte donne, diciamo, virgolette, operate al seno, ma ci sono tantissime persone che l'hanno conosciuto, l'hanno provato, hanno incominciato ad amarlo e adesso piano piano è un passaparola, è un crescere, siamo arrivati quasi a un centinaio di persone che vengono tutti i sabati e tutte le domeniche ad allenarsi. Sbaglio Sandro, lo scorso anno c'è stata proprio una gara di Dragon Boat con persone venute anche da fuori, dalla regione Lazio. È vero, è stato il primo anno, l'anno del lancio proprio di questa nuova disciplina e quindi abbiamo voluto fare le cose in grande, tu citavi gli amici di Darsena Romana, quindi il Circolo Nautico, Civitavecchia, ma Fidapa e Andos sono state con noi per organizzare questo primo festival raduno nazionale città di Civitavecchia bagagliando col palio marinaro. Quest'anno affronteremo la seconda edizione del festival raduno, limitatamente però alle risorse locali, perché sono cresciute talmente tanto che abbiamo creduto, visto che il palio marinaro è anche una manifestazione locale, c'è un riscontro tra i rioni, eccetera, per cui abbiamo ritenuto opportuno quest'anno, nell'ambito del palio marinaro, riservarla alle appunto praticanti locali, che sono numerosissime, poi Claudio lo dirà, tra Andos, Fidapa e altre... Come si farà? C'è solo un Dragon Boat a disposizione, se non sbaglio? C'è solo un Dragon Boat, però per l'occasione noi abbiamo dei buonissimi rapporti con un'associazione Ollus di Roma, Onda Nuova, che tra l'altro poi si è un po' evoluta, eccetera. E quindi abbiamo pensato, come l'anno scorso anno, di farci prestare questo secondo Dragon Boat, anche per avere una continuità tra i vari equipaggi, magari anche non competitiva, adesso stiamo vedendo un po' la formula giusta, ma sarà senz'altro una gran bella festa, una festa appunto delle dragonesse, come si chiamano oggi queste ragazze,
che pratica questo sport, che con tanti colori rosa, con tanti colori arancioni, che sono poi il colore proprio dell'Andos, faremo, credo che insieme faremo una bella manifestazione. Ecco Claudia, Sandro già diceva, sono veramente tante le associazioni, anche tu lo stavi Sì. accennando, e quindi ci sarà proprio una vera e propria sfida fra associazioni Sì, ma è una sfida, diciamo, sportiva, amichevole, amichevole, ovviamente. perché poi le gare sono fine a se stesse, nel senso l'importante è aggregare, coinvolgere le persone e poi alla fine festeggiare tutti insieme. L'anno scorso l'hanno dimostrato le squadre che abbiamo ospitato, che sono squadre che comunque è già da tanto tempo che fanno questa attività. La cosa più bella è stato vedere il finale della gara, le due squadre che nell'ultimo tratto si sono prese per mano e hanno continuato l'arrivo insieme, quindi questo dimostra poi alla fine il gioco, la solidarietà e il modo di confrontarsi. Questo fa crescere le persone, ci aiuta tanto E se non perché. sbaglio il messaggio era anche un altro, vincere insieme contro il Sì, tumore. questo sì, questo è importante, questa è la prima cosa. Quanto tempo vi allenate? Allora, siamo limitati al sabato e alla domenica a qualche ora, perché comunque l'attività viene fatta nell'ambito portuale, però vanno da 6 ore a settimana, quindi il sabato, sono concentrate soprattutto il sabato e la domenica e ci dividiamo il Dragon un'ora per uno, cercando insomma di far salire tutti, tutti quanti, tutti quanti. Un altro Dragon Boat in città. Ma io credo che se la pratica di questo sport si incrementerà ancora di soggetti che vogliono praticare questo sport, senz'altro un pensiero al secondo Dragon Boat ci sarà. Anche lì ci sono molte difficoltà per trovare un approdo. Che adesso Infatti, quella era stata creata appositamente per questo Dragon appositamente, Boat. grazie appunto anche alla grande disponibilità Sì. del circolo nautico e degli amici della Darsena Romana, un secondo Dragon Boat lì lo vedo un po' difficile, però credo che vista anche la valenza di questa nuova disciplina, visto anche il numero di praticanti, un aiutino in qualche modo si dovrà riuscire a trovare, insomma, no? Quindi da parte delle istituzioni, da parte di chi insomma gestisce un'area così importante, ma anche importante di presenze, perché effettivamente è molto frequentata. Torniamo al palio, abbiamo parlato ovviamente anche della presenza delle dragonesse, come si fanno chiamare, però non dimentichiamo anche la presenza dei ragazzi delle scuole, che ho visto già alcune foto su Facebook dove si stanno già allenando Ci insieme ai stanno. volontari del nucleo sommozzatori. Certamente, noi quest'anno abbiamo riproposto appunto per le scuole un progetto ad hoc, no? Che poi è quello appunto del canottaggio contro l'abbandono sportivo precoce, che è veramente un problema che attiene molto ai giovani, in particolare nell'età dai 16 ai 18 anni, quindi, perché prima, bene o male, le famiglie, eccetera, un po' il nuoto, un po' altri sport, un po' la palla, cioè riescono a seguire. Poi dopo, arrivati nelle scuole superiori, qualcuno, anzi molti, no, qualcuno, molti si perdono e non fanno più sport. Quindi noi cerchiamo un po' di recuperare e mettiamo a disposizione le nostre attrezzature, e anche i nostri istruttori che sono bravissimi, che sono veramente dei volontari allo stato puro. E abbiamo coinvolto anche quest'anno tutte le scuole superiori cittadine, ci sono numerosissimi già equipaggi iscritti, in particolare nella categoria femminile.
Ma questo è un po' un trend che sta prendendo, no? Anche lo scorso anno sono state più le ragazze che non i Sì. ragazzi. E io, certo, davvero dico ragazzi svegliatevi perché sennò le vostre coetanee vi prendono una pista perché, non so, l'anno scorso mi pare che abbiamo fatto 10 linguaggi femminili e 5 maschili. Mi sembra veramente un rapporto veramente, un po'... troppo lontano, una, due, mi pare un po' troppo. Secondo te, come mai? Come mai? Le ragazze si impegnano molto di più, questa è la verità, questa è la pura verità. I ragazzi sono presi forse dal calcio, sono presi da altre cose, non sono così assidui, così presenti, che poi... La nostra è comunque un richiamo alla tradizione, cioè nel senso che noi non andiamo a fare concorrenza alle associazioni sportive di canottaggio, assolutamente. Anzi, le associazioni sportive di canottaggio dovrebbero supportarci per poi cercare di prendere il meglio, no? Se qualora ci fosse. Noi facciamo questa pratica sportiva per poi indirizzare i giovani a portare avanti una tradizione che è antichissima. Cioè, i primi riscontri sono nel 1450, chi l'ha descritta molto bene è Padre Abate nel 1710. Cioè, non stiamo parlando di cosette di oggi moderne, ma di riscontri molto antichi. Questo è il nostro scopo. Anzi, poi appassionandosi al paleomarinaro, questi ragazzi potrebbero decidere, al contrario, di frequentare scuole di canottaggio per migliorare nella pratica. Lo sai che adesso hai preso un argomento. Noi due ragazze che hanno iniziato con la scuola, finita la scuola, sono rimaste vicino a noi e adesso fanno le timoniere. Una è Capparella, l'altra è Margherita Fraticelli, che ci stanno dando veramente una grande mano. Tra l'altro hanno anche un buon feeling con le quasi coetanee, perché sono uscite da pochissimo dalla scuola, per cui in particolare con le scuole gli stanno dando un grosso supporto. Claudia, tu dicevi che le ragazze sono un po' più costanti rispetto ai maschietti. Perché secondo te? Sai, perché poi l'ho potuto notare anch'io che mi sono avvicinata da poco a questa Sì. disciplina. E noi Quando quando ci ci mettiamo in testa impegniamo una cosa. vogliamo poi arrivare e concludere, e questo c'è per noi poi è un modo di dire sì, ok, accetto la sfida, vado avanti e mi alleno. Eppure è vero, ecco, che come diceva Sandro, i maschietti o i ragazzi sono presi un pochino più dal pallone di altre attività. Però l'una non esclude l'altra. No, assolutamente, anzi, è un ottimo allenamento e quindi andrebbe a compensare, non è male, come attività alternativa o in concomitanza fatta con altre discipline. Quindi... Continueremo a vederci in maniera un po' più costante anche noi per continuare a parlare di palio, Sandro. Io credo che sia opportuno, se tu sei d'accordo, perché avrei anche tanti altri ospiti da... Sì. ospiti, oddio, collaborazioni, perché non sono ospiti per voi, ma collaborazioni per noi, perché sai che il Palio ogni anno acquisisce nuove collaborazioni. Fortunatamente, in verità, il punto... Volevo citarne un paio che proprio sono recentissime, quella del bonsai e quella dei modellisti statici, con i quali ci divideremo in attesa appunto della festa di Santa Fermina gli spazi nell'antica Rocca e nella ex stazione marittima alla Calata Cesare Laurenti. Mentre poi tutto il resto rimane come rimarrà il villaggio della solidarietà, perché il messaggio nostro è anche non solo quello sportivo, ma anche quello della solidarietà, dell'integrazione con equipaggi integrati e con tutte quelle associazioni di volontariato, tra cui Croce Rossa, Avis, Andos, eccetera, che
sono vicine a noi e che ci vogliono supportare con la loro presenza e che ci fa molto veramente un privilegio, un onore questo. Allora sicuramente torneremo a parlare ancora di Palio Marinaro. Per il momento ringrazio i miei ospiti Sandro Calderai e Claudia Luciani. Grazie Grazie. mille. Grazie, buonasera. E grazie ovviamente ai nostri telespettatori. Ci rivediamo subito dopo la sigla.